Amici di Sportland, dallo Sport Promotion Comasina, di fronte Tiki Taka, Betis Rotonda, vediamo chi avrà la meglio. Da Koffer, che chiude il triangolo, lo fa bene. Koffer, porta vuota, sbaglia, incredibile, palla fuori. Per Galvagno, che prova a entrenare Galvagno, in area di rigore, Galvagno col mancino, palo. Koffer, e porta col destro, e sblocca la gara. Con un siluro su punizione. Vicinato Calarasu a un po' di campo. Cerca il destro per Scopelletti. Bellissimo gol di Tiki Taka che pareggia subito la partita. Calarasu punta l'uomo, lo salta Calarasu. Vediamo se va in porta col destro. Va da Piccinato. Ed è un gol meraviglioso. Il 2-1 di Tiki Taka. Grande giocata Calarasu. Tocca per Galvagno. Galvagno dentro ancora da Achille. Achille ruba palla. Per la regala per la Scopelletti, che va in porta con il mancino e trova il gol del 3-1. Letale Scopelletti. Il tocco per il destro al volo di Anzaghi, palla fuori di pochissimo. Koffer va in porta e ancora una volta trova il gol con un siluro. Qui col mancino traversa. Tita qua da due passi, arriva il vantaggio di Tiki Taka. L'angolo di Calarasu per il destro da pochi passi di Scopelletti. Contropiede, Piccinato, Piccinato dentro per Kekola, che da due passi mette dentro il 5-3. Poi Koffa, Koffa e porta col destro, largo di nulla. Qui ancora Koffa col destro, Matera. Attenzione, tutto buono. Destro, e questa volta trova finalmente il gol Bottone. Calarasu passa, trocca per Piccinato. Piccinato col destro, la piazza in rete. Calarasu dentro e da due passi Saber. Fila l'8-3 di Tiki Taka e finisce qui, finisce con il successo di Tiki Taka per 8-3. Allora, siamo qua in compagnia di Luca Kekola di Tiki Taka. Oggi partita bella, intensa, vinta contro una squadra comunque importante come Betis Rotonda. Avete giocato però benissimo, tante belle azioni, tanti bei gol. E poi l'Italia anche soprattutto nella parte finale con i contropiedi. Sì, abbiamo detto tutto in maniera perfetta, è stata una bella partita, loro sono veramente bravi, mi hanno sorpreso positivamente, sono stati in partita fino all'ultimo, poi come hai detto tu, con un pizzico di esperienza siamo riusciti a sfruttare i contropiedi. Oggi c'è da dire che ci mancava Berezza, quindi per noi insomma è almeno il 50% della squadra, però ce l'ha detto negli spogliatoi, ha detto che oggi in una partita così importante dovevamo dimostrare che siamo forti anche senza un giocatore importante come lui, è andata bene, possiamo goderci Natale. Esatto, diciamo che vi ha stimolato proprio alla grande dicendo se non vincete siete Berretta dipendenti, ma so esatto. Che non è così e alla fine avete dimostrato che comunque ci ha caricato bene, ma come fa sempre sia in campo sia fuori. Oggi ripeto, senza di lui ovviamente si sente, però abbiamo giocato in una maniera diversa, molto più chiusi, molto più concentrati, molto più cattivi a costringimento ovviamente, e secondo me abbiamo fatto veramente una bella partita, ma anche loro, proprio bella, mi sono divertito. Adesso vi godete le feste e poi si riparte, là in alto. Sì, adesso certo questa era la partita che poteva farci guardare il girone di ritorno con più serenità. Però dovremo stare attenti perché l'Aurora la prima giornata all'andata ci ha messo in grossissime difficoltà, loro, la birreria, insomma le squadre forti ci sono, e poi ci saranno i playoff che è un altro campionato, ma ci penseremo a tempo debito. Perfetto, complimenti, buone feste. Grazie anche a voi.